Nel cuore del centro storico della città di Galatina, in Salento, si trova il palazzo della nobile famiglia Vernaleone, sebbene la costruzione e l'originaria proprietà si attribuisca ai Coletta dei Mico alla fine del Cinquecento. Questo palazzo è caratterizzato da 7 finestre al piano superiore e su 4 di queste è possibile leggere delle epigrafi incise sugli architravi. Qui, ripresa dalla targhetta su cui è inciso il nome di Paolo Vernaleone, nel 1859 nacque Paolo Vernaleone, medico e filantropo, uno dei primi socialisti della provincia, nonché editore del giornale politico in Salento. Abite unti runnines, così recita la prima epigrafe del palazzo, il cui significato è stata alla larga rondine. Per rondini si intende comunemente il parlar vano o comunque il chiacchiericcio. Nonostante il nudo di rondini simboleggi un tragico auspicio, il committente tende a sottolineare quanto il chiacchiericcio debba stare lontano dall'abitazione. A destra della prima epigrafe, che è in corrispondenza del portone, troviamo altre 3 iscrizioni. In particolare la seconda epigrafe, Felix Viminibus Nullus Erit Div, collocata in corrispondenza del circo 34 come le altre, rivela ancora una volta quella che è la cultura classica del committente, che sicuramente non ignorava il versetto di Pseudo Gallo, o miseri quorum gaudia crimen habent. Il suo significato può essere dedotto anche da una semplice lettura di queste parole, le quali vanno in un certo senso ad evidenziare che colui che sarà felice per le malefatte altrui non sarà mai un uomo ricco, né da un punto di vista morale, perché risulterà egoista, né tantomeno da un punto di vista sociale, perché andrebbe a perdere quella solidarietà nei confronti del prossimo che lo rende umano. In corrispondenza dello stesso numero civico ritroviamo la terza epigrafe, nonché Estas no sep fueri compone venidos, nonché estas semper fuerit componere nidos. Questa epigrafe sta a significare, ha un significato molto importante, infatti sta a significare un matrimonio che è avvenuto probabilmente in tarda età e dunque va a sottolineare che un matrimonio non necessariamente deve avvenire nel momento in cui i due sposi sono giovani e pieni delle loro forze, ma può avvenire anche in tarda età, appunto come in questo caso. Passiamo ora all'ultima epigrafe, situata in prossimità del civico 36, il recitante Rex sus regine placet, il cui significato è proprio alla regina piace il suo re. Essa non solo fa riferimento ad autori come Plauto e Cicerone, e in particolare questa iscrizione riprende l'epistola ad Atticum, e risulta essere anche linea conseguenziale con le altre 3. Dunque il messaggio complessivo è il seguente: le malelingue siano lontane, non importa se mi sono sposato tardi, sarò sempre una persona onesta, e l'importante è che io piaccia a mia moglie.